Buonasera a tutti da Leonardo e benvenuti al terzo appuntamento con Latte Organaria Salentina. Stasera si parlerà dell'organo ubicato nella Basilica di Santa Caterina d'Alessandria. È un momento di grande pregio storico, è datato 1558 e il restauro è stato fatto dal modenese Paolo Tollari. Come al solito sono in compagnia dei miei due amici di avventura, qui in streaming, Francesco Stercella e Gianrocco Paggio. Inizio a presentare Francesco. Ciao Francesco, buonasera. Ciao, ciao Leonardo, buonasera a tutti. Ciao. Senti Francesco? Sì, ci siamo, ci Buonasera siamo. Francesco, mi senti? Mi Ti sento? senti? Sì, un po' a tratti. Gianrocco ha avuto un piccolo problemino, arriverà più tardi, quindi iniziamo solo noi due, va bene? Allora, l'organo di Galatina, tu hai avuto l'onore di eseguire il concerto di inaugurazione, oltre a quello fatto dal maestro di Lernia, mi sa che anche tu l'hai inaugurato Sì, quest'organo, vero? Bene, vuoi iniziare a parlare di qualche dettaglio su quest'organo? certo, cioè, come no. E Santa Caterina d'Alessandria è una delle basiliche, delle chiese più belle del meridione d'Italia, tra le più belle d'Italia, della Puglia e Sarsaccio, e la terza basilica più affrescata dopo Assisi. E all'interno abbiamo questo gioiello dell'organaria meridionale, che è appunto l'organo datato già al 1558. Come sappiamo da un cronista, Pietro Antonio Foniati, che ci dice che il 22 febbraio 1558 fu fatto nuovo l'organo di Santa Caterina. Purtroppo Ecco, non scusa Franco, ti menziona interrompo un l'organo. attimino che è arrivato Gianrocco. Voglio salutiamo Gianrocco. Ciao Gianrocco. Buonasera maestri, buonasera a tutti. Allora, Franco ci stava delucidando su notizie storiche riguardanti l'organo di Galativa. Vai, continua Franco, vai. E quindi abbiamo questa fonte, se è stato attesta la data, purtroppo non l'autore. L'autore possiamo andare per verifico, per confronti. Senz'altro è un organaro napoletano e si può ipotizzare un Vibanna che operava comunque nel sud dell'Italia e le varie attribuzioni che si possono ipotizzare, appunto siamo sempre nel campo delle ipotesi. La particolarità di questo strumento è straordinaria perché abbiamo praticamente un unicum anche qui nella storia dell'organaria dal punto di vista delle canne. Ecco, per esempio le canne è l'unico caso dove abbiamo le canne sia a tortiglione che a punta di diamante, che a cupoletta. È un elemento senz'altro estetico, ecco, vediamo qualche dettaglio, ma comunque senz'altro significante della committenza, della ricca committenza e della bravura senz'altro dell'organaro. Dal punto di vista fonico abbiamo ovviamente l'organo di tipo rinascimentale, di concezione rinascimentale, esattamente come lo abbiamo a Salve. Qui abbiamo tutte le canne del Principato in facciata di stagno, quindi appunto proprio nella stesura tipica dell'organo rinascimentale, quindi tutte tranne le prime tre soltanto, che sono mire ut, che sono in piombo tappate e sono all'interno. Ma quindi questa è una delle
impostazione appunto dell'organo il principale è di sei piedi, se non erro, vero? Com'è? Il principale in facciata è sei piedi. Sì, certo. Senti, Gianrocco, per coinvolgere Gianrocco. Certo. Cioè, io mi sono sempre chiesto perché si aveva l'idea di costruire queste canne così, a tortiglione, tutte decorate. Ti sei chiesto mai il perché, Gianrocco, di costruire questo tipo di canne così? Credo per a volte richiamano, almeno a me, la mia idea personale, a volte richiamano anche gli attrezzi di guerra che usavano i cavalieri del Rinascimento, come sono decorate. Interessante questo tuo punto di vista, ma secondo me, questo è un mio punto di vista, non c'è nessun trattato poi che... Buon maestri, non me ne vogliate, il mio punto di vista. L'organaro ha visto una chiesa così tanto bella che non si poteva esimere dal fare un organo altrettanto bello, punto. Sì, molto convincente la tua ipotesi, diciamo. In effetti di abbellimento le troviamo nelle grandi dei grandi organi di San Petronio, per esempio a Bologna, quindi organi importanti, la Santa Maria Laterano a Roma, quindi organi veramente molto importanti. Questo denota l'importanza appunto dell'organo. Ecco la cassa come attualmente, ovviamente ricostruita e ancora non completa. Attenzione, si vede senz'altro non finitura della cassa, perché mancano gli elementi decorativi che sono comunque previsti, ma ancora allo stato attuale non sono stati inseriti. Attualmente è stato messo ad experimentum appunto sulla navata laterale sinistra della basilica. Pensate che nel Settecento l'organo era collocato proprio in una tribuna, proprio nella navata centrale, in corno epistole, quindi guardando l'altare sulla sinistra, nella parte addirittura... Scusa Franco, la prima volta che sono andato a Galatina, anni 93-94, l'organo era messo sul coro, dietro l'altare. Sì. No? Quello è stato uno spostamento postumo, diciamo. Certo, negli anni 30, sì, in effetti sì, negli anni, devo dire, intanto finiamo la collocazione che fu fatta nel Settecento. Nel Settecento, i primi Settecento, i Kircher, i famosi Kircher che ritroviamo anche, che abbiamo già ritrovato prima nella puntata precedente su Salve, anche qui intervenivano probabilmente Eligio, i primi del Settecento, quindi togliendo la catenacciatura in legno e quindi sostituendo con quella in ferro, togliendo il crivello in cuoio tipico dell'organario rinascimentale, invece facendo in legno, e ha messo in una cassa monumentale a cinque campate, appunto in una tribuna, coprendo addirittura gli affreschi. Invece poi negli anni 30, intorno agli anni 30, i monaci, per far ritornare allo splendore tutti gli affreschi, decisero di spostarlo e metterlo nell'abside, vicino al monumento funebre di Orsini, fatto appunto dagli organari Garasso. Ovviamente furono... con i criteri di allora, siamo appunto intorno al 1930, dove addirittura vennero aggiunti il registro della viola, del porto, sì, non da Maris pure, mi sa che erano il materiale, insomma. Però scusa Franco, però quando si entrava in basilica, vedevi questo prospetto di organo, era bello da vedere, era molto... l'effetto visivo non era male, era molto suggestivo, sì. Gianrocco, mica hai per caso qualche foto dell'organo degli anni 30? Ce la fai vedere? No, ma la metterò nel primo commento. Perfetto, va bene. Okay. Volevo far vedere, scusate,
questo sarà nel secondo commento, l'organo Blasi di San Giovanni Laterano che presenta, lo troverete nel primo commento, che presenta le canne analoghe a quest'organo qui, e solamente che l'organo Blasi è il famoso organo Blasi, è 40 anni più giovanotto rispetto al nostro del 1558, non ha tutta la varietà di decori rispetto a Santa Caterina. Ma vedere di nuovo per piacere la foto che ti ho messo in video. Sì, devo ritrovarla. Un attimo, eccola qua. Si vedono le canne. Eccola qua. La canna centrale, si vede adesso. Sì, perfetto, sì. Grazie, Gianrocco. Per chi ci segue, io posseggo, il maestro Scarcella mo mi lincia, posseggo questa di Occupants of the World, sono delle fotografie, è magnifico, sono delle fotografie in bianco e nero degli organi più monumentali, più belli, più invidiati al mondo. Sì, ma appunto la bellezza di questo nostro strumento è che mentre questi organi hanno le canne a tortiglione, quali appunto San Petronio, stiamo parlando di San Petronio, quindi è l'organo veramente più antico al mondo, e noi abbiamo appunto non soltanto a tortiglione, abbiamo appunto a diamante e a cupolente. E questo, ripeto, sottolinea proprio la ricchezza. Ma è bella la tua ipotesi, Gianrocco. Giustamente l'organaro, trovandosi davanti a tanta bellezza, si è quasi trovato costretto, tra virgolette, a fare qualcosa di altrettanto bello per cercare di fare un pandan più o meno alla pari. Certo. Passiamo ai registri. Dico una cosa, hai citato De Palma, maestro Scarcella. Giustino e Giovanni Francesco De Palma lavorano a Francavilla Fontana nella Basilica Minore Santissimo Rosario nel 1589. Purtroppo di questo organo rimane solamente la facciata monumentale a 5 campate, con una rielettrificazione di Ruffanti, quindi non si possono ammirare le canne, le presunte canne, quando anche ce le avesse, a tortiglione o comunque decorate come queste di Galatina. E c'è qualcuno che dice è un despelli questo, sono varie su sta di fatto, scusami Leonardo se mi permetto questa piccola digressione, sta di fatto che nelle visite pastorali del 1607 nella diocesi di Otranto, nella parentesi, a Basilica di Santa Caterina, appartenendo a un ordine monastico, non era oggetto di verifica dei vescovi, non potevano addirittura entrare, era oggetto di visita, delle visite abbaziali dell'abate superiore, provinciale, regionale, eccetera. La visita pastorale del 1607 fotografa in maniera chiara le chiese che hanno l'organo nella diocesi di Otranto. Le chiese che hanno l'organo nella diocesi di Otranto sono Otranto, prima del Kircher, Melpignano, Spoleto, e me ne sfugge un'altra, ma questo Martano, ma non è riportato. Martano potrebbe essere un organo cinquecentesco, ma non è riportato, e chiaramente in queste chiese ci doveva essere un organo, per dire, contemporaneo a quello di Santa Caterina d'Alessandria. Cioè, è chiaro, sarà stato lo stesso organaro, saranno stati più organari che, sentita l'esigenza del capitolo ricco di turno, hanno preso e sono andati a lavorare, chi lo sa. Siamo nel campo delle ipotesi. Gli enigmi della storia. Certo. Siamo nel campo delle ipotesi.
La cosa importante è che finalmente dopo il restauro, l'ultimo restauro fatto esattamente 450 anni dopo la nascita dell'organo, esattamente appunto nel 2008, nel quale restauro addirittura c'era la consulenza addirittura di Oscar Mischiati, del compianto Oscar Mischiati e Pierpaolo Donati, quindi tra i più grandi a livello italiano e non soltanto per quanto riguarda la storia organaria. E quindi allora era custode fra Massimo Tunno, attualmente il custode è fra Rocco Cagnazzi, che salutiamo, Salutiamo. è sempre molto disponibile per accoglierci nella sua splendida cattedrale, ma la cosa bella è che continua a suscitare entusiasmo e bellezza, e c'è un'acustica, l'abbiamo provato tutti ovviamente, anche tu Leonardo, c'è un'acustica bellissima in Sì, questa una basilica, cucina adatta per in colarti. ogni angolo della Si basilica. sente bene. Sì. Volevo portare l'attenzione, la vostra attenzione sul registro, come per l'organo di Salve, il famoso registro organetto di cui tanto si parla nei trattati. Anche qui Certo. abbiamo questo registro, no? Anche Di qui abbiamo organetto. questo registro come a Salve ed è anche qui di fatto un principale soprani che Principale. rinforza il soprani, non è battente però, ed è una voce suavissima, veramente dolcissima, sia il principale che l'organetto. Anche qui abbiamo i tasti spezzati, purtroppo abbiamo tasti spezzati soltanto nella terza ottava, praticamente. E Non come abbiamo. mai solo nella terza ottava, Franco? Io Appunto. mi sono chiesto Sì. spesso il perché alla fine poi il loro utilizzo è ridotto al minimo, perché non si spiega il perché c'è solo in quell'ottava. Probabilmente è un'ipotesi, si usava soltanto nel cantabile o comunque senz'altro nella Vabbè, parte ma anche della il mano destra, cantabile ridotto a un'ottava di centro certo, diciamo, è è particolare, ovviamente. Quindi particolare. qui Sì, ora mi i tasti spezzati, quindi sono ovviamente sempre Re diesis in Mi bemolle, Sol diesis La bemolle, e abbiamo la fine di ripieno separate fino alla vigesima sesta. Anche qui abbiamo un flauto in ottava delizioso, che ha una sonorità splendida. I confronti senz'altro con Salve vengono comunque, ovviamente, no? Però anche qui abbiamo una sonorità bellissima. Non sappiamo, personalmente, non so decidermi quale sia più bello o meno. O meglio, No, alcuni. io dell'organetto, a me piace più l'organetto della Basilica di Galatina. Diciamo che per alcuni repertori è preferibile questo di Galatina e per altri repertori senz'altro quello di Sì, Salve. quello di E Salve, questo certo, ha una Salve. pila di. Due ottimi strumenti Sì, restaurati a è una regolarità. voce morbidissima, anche perché la pressione è ancora più bassa rispetto a Salve. Salve siamo a 49 mm, qui siamo addirittura a 45 mm. Sì, qui se ti trema il dito suona da solo Sì, l'organo. Basta che sfiori un attimino la tastiera e fine. effettivamente Maestri, volevo aggiungere, avevo detto quella cosa delle visite pastorali, il lapsus non potevo lasciarlo così a se stesso. E praticamente nelle visite pastorali del 1607 l'altra chiesa che aveva l'organo era la chiesa Matrice di Baracca, ne aveva due, 1607, un organo grande e un organo piccolo,
dell'esposizione della sera, per la messa della sera. Quindi la chiesa madre aveva due organi, 1607, a Basilica Santa Caterina d'Alessandria doveva avere l'organo figlio, altrimenti cioè, c'era troppa differenza. E anche questa è un'altra plausibile ipotesi. Sto parlando del 1607. Bello, bella questa foto. Sì, questa è la foto del maestro, scattata dal concerto del maestro Cosimo Frontera, che salutiamo per il concerto. Dove tu, dove tu il fido registrante. Sì. No, ma speriamo che si finisca di fare il completamento della cassa, così prenderà ancora più, diciamo, sentirà anche meglio, no? Sì, perché la parte estetica deve essere ovviamente completata. Voglio sottolineare sempre il fatto della molta correnza della gente, dei concerti. Abbiamo visto, quando facciamo i concerti a Galatina, c'è tantissima gente, senz'altro per gustare l'organo, ma anche per gustare la... Questa foto ritrae il maestro De Blasi, che ci sta seguendo. Salutiamo il maestro De Blasi nel suo ultimo concerto. Già, l'anno scorso, no, nel festival organistico dell'anno scorso. Sì. Va bene. Magari, ecco, quest'anno vediamo, dobbiamo vedere come farlo, e come abbiamo già anticipato Leonardo, e quest'anno vediamo di fare i concerti anche in streaming, i concerti del festival organistico, che magari potremo dedicare una puntata per illustrare questa realtà ormai. E sarebbe bello appunto farli anche in streaming. Alessandro ci sta ponendo una domanda, la state leggendo? Sì. Per usare il registro organetto. Beh, io francamente non so rispondere alla domanda, no, non saprei dire. No. Nel 500-600 in realtà lo troviamo raramente. Raramente, infatti, ecco, una delle ipotesi per cui viene attribuito Di Palma, è che Di Palma ha fatto un organo appunto con la stessa tipologia di questo di Galatina, anche con l'organetto, per cui probabilmente per analogia potrebbe essere, anche perché il Di Palma era genero del Morvanno, il famoso Normanno, Giovanni Lodio Morvanno, che è menzionato nell'organo di Santa Croce a Lecce nel 1498. Quindi Giovanni di Palma, Giampaciotto di Palma, sposò la figlia del Mormanno, e probabilmente, quindi senz'altro stava ovviamente in occasione di stare in loco. Sono ovviamente supposizioni, però bisogna tenere conto appunto anche con la similitudine degli organi che ha fatto il Di Palma. Franco, c'è Daniele che fa quest'altra domanda: i vuoti del prospetto saranno colmati come? Sì, da decorazioni probabilmente. Allora, gli organetti morti sono da vedere, probabilmente no, gli organetti morti, perché pare che la cassa monumentale del Kircher non avesse gli organetti morti, quindi sarà fatta senz'altro da decori floreali e senza organetti morti. Ma ancora questo è tutto da vedere, perché siamo ancora in itinere, speriamo quanto prima di poterlo completare, perché sarebbe veramente bellissimo vederlo nel suo sì. Vabbè, lì vicino ho scoperto, io poi non sono molto addentro
territorio, per me è tutto un divenire. Ho scoperto che lì vicino, al paese a Galatone, c'è un altro organo interessante alla chiesa del Santissimo Crocifisso. Viene utilizzato e sta in uno stato di abbandono, e tra l'altro costruito da un organaro salentino, no? Di Poggiano. Leonardo, nel frattempo sto mandando la foto storica dell'organo di Galatina da mail. Ah. Così la facciamo vedere subito. Nella mail? Sì, Galatone praticamente del 1699, è stato fatto dai Montedoro di Montardo con... Montedoro, io non li conoscevo, Montedoro. Guarda, proprio l'altro ieri ho scoperto questo Montedoro, ho detto guarda un po'. Allora, il Montedoro praticamente furono... Però, degli... cioè, il discorso che volevo fare io, e così poi ti lascio parlare... che a poche decine di chilometri tra Galatina e Galatone, due organi anche visivamente molto belli, capito? Adesso non so come suona tanto. Per permettersi degli strumenti così belli. E anche la casa del Santissimo Crocifisso è una cassa stupenda, bellissima. Sì, infatti anche ma suona quell'organo, non suona. Allora, lì è stato fatto, rovinato, prego vai, continua, non voglio... 1895, Mentasti da Bari, consentitemi il termine, non vorrei che ci stesse seguendo qualche erede, fa uno scempio come analogo allo scempio che è stato fatto per questo organo. Ancora più grave di allora erano quelli, erano molto più, però ancora più grave lì praticamente smantella tutte le canne del 600. Non rimane niente dell'originale, soltanto la cassa. Soltanto la cassa che è stata fatta da aprile, vedrà chi è possibile con questo nome, da Melendugno, con tanto di incartamenti nell'archivio, c'è una ricca documentazione. La foto che mi hai mandato, Gianrocco, è troppo bassa di risoluzione, non ti vede tanto. Ok, devo provare a un'altra soluzione. Vabbè, però, Leonardo, è bella idea quella di allargare appunto anche a Galatone, perché no? Perché questa è l'ennesima testimonianza di quanto la nostra terra sia veramente ricca, ricca, straricca di strumenti bellissimi. Hai detto bene, a poca distanza abbiamo questo strumento che nasce straordinario, anche perché la chiesa del Crocifisso è una delle perle del barocco di Terra d'Otranto, e quindi anche l'organo ovviamente lo era. Simonetta dice che la cassa di Galatone è di aprile ciao Simonetta, bella, molto bella. C'era là vabbè. Ecco, già che appunto rimandiamo con Simonetta, abbiamo fatto proprio il video documentario sugli organi storici di Terra d'Otranto, dove c'è anche appunto l'organo di Galatina, antichi organi di Terra d'Otranto. E questa magari sarà una prossima puntata per vedere altri organari, altri organi, perché veramente man mano che ci addentriamo scopriamo delle perle sempre più belle, più particolari. Senz'altro... La prossima faremo il grande organo, quello il Kircher, sì, è Kircher quello lì di... Qual è? Della Basilica di Cattedrale di Otra. Oh, Kircher. Dai, Otra è un bel organo pure da far vedere. Qui andiamo a toccare Kircher, Otra, e quindi vediamo, facciamo vedere anche a chi ci ascolta appunto i tanti gioielli che la nostra terra conserva. Leonardo, per chi ci ascolta, come al solito, dopo la diretta lascerò dei link dove potete andare a sentire il suono dell'organo di Galatina, alcuni estratti dei concerti del festival che abbiamo fatto durante gli anni.
così vi farete un'idea di quello che è l'Ovan. Certo, sentirlo dal vivo è sempre un'altra storia, è più emozionante che vederlo da un video. Ecco, questo è quanto.